Benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con il TG Rock. Ecco le notizie in primo piano di oggi, mercoledì 1 giugno. Dead MOU torna dal vivo in Italia quest'estate. Esce il nuovo album del cantautore britannico Billy Bragg. Ed infine rivelati costi e perdite causati dalla pirateria musicale nel mercato europeo. 2 anni dopo la sua ultima esibizione nel nostro paese, dead MOU torna dal vivo in Italia per quella che sarà l'unica performance di questo 2016 nella penisola. Il celebre DJ e sperimentatore canadese, che sta lavorando alacremente al suo nuovo album, suonerà il prossimo 26 giugno a Milano presso il Market Sound in occasione della rassegna Social Music City, e non è affatto escluso che vi presenti in anteprima qualche nuova traccia. Passiamo come sempre all'underground parlando di Max Mailfine, artista eclettico che presenta il primo album dal titolo Now. Disponibile sia in digitale che in vinile in edizione limitata, il disco propone un nuovo concetto di tempo in cui il now, cioè ora, è qualcosa che coglie dal passato le atmosfere e la freschezza degli ideali e attualizza suoni puramente vintage, coinvolgendo impulsi, gusto melodico e ritmi provenienti dalle più svariate zone del mondo. Il primo singolo si intitola Mocha Lì, ce lo ascoltiamo. Abbiamo ascoltato Max Mailfine con il nuovo singolo Mocha Lì. Torniamo alle news del sommario. Uscirà il prossimo 23 settembre Shine a Light, nuovo album di Billy Bragg e Joe Henry. Non è un mistero che Bragg, britannicissimo cantautore e attivista politico, sia da sempre innamorato della musica americana, tanto da realizzare questo vero e proprio viaggio musicale, registrato percorrendo in 65 ore le quasi 3.000 miglia della storica linea ferroviaria statunitense Texas Eagle. Al suo interno, reinterpretazioni di grandi classici folk e country a stelle e strisce come Lead Belly, Hank Williams e Jimmy Rogers.
La massiccia richiesta di vinili da parte delle etichette discografiche americane sta mettendo in crisi i pochi stabilimenti attivi che producono ancora dischi. Pensate allora cosa possa significare per una label doverne distruggere 10.000 ancora freschi di stampa. È successo poche settimane fa alla Matador Records con il nuovo album dei Car Seat Headrest. Per colpa di un sample non autorizzato all'interno di una canzone, l'etichetta di New York ha dovuto ritirare tutti i vinili stampati, un inconveniente costatole circa $50.000. I concerti di oggi, mercoledì 1 giugno. Sara Loreni alla fattoria di Bigeffio di Parma. Blitz al Bebop di Taranto. Appalusa al Micron Festival di Monte Carotto in provincia di Ancona. Lo Zoo di Berlino al Planet di Roma e i D-Roser al Home Rock Bar di Treviso. L'UAMI, l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, ha reso noti i risultati di uno studio commissionato per valutare l'impatto della pirateria musicale in Europa. Relativa al 2014, tale ricerca stima in circa 170 milioni di euro la perdita ipotetica che l'industria discografica avrebbe subito a causa della pirateria in 19 stati dell'Unione Europea. Nello specifico si parla di 113 milioni di euro potenzialmente persi nel campo del digitale e di 57 milioni in quello fisico. Gli stati più colpiti sarebbero Germania e Regno Unito. Concludiamo con l'underground. Morts Tua Vita Mea è il titolo del primo album della band guidata da Paris Hyde, cantante, musicista e compositore milanese. Puro e semplice heavy metal, con varietà di stili, chitarre potenti e ritornelli accattivanti, il tutto tenuto insieme dalla istrionica voce di Hyde. Morts Tua Vita Mea è stato registrato ai Temple of Music Studios e poi mixato e masterizzato al Tanzan Music Studio da Daniele Mandelli. Per la rubrica Buon Compleanno, tanti auguri a Ronnie Wood, che oggi, mercoledì 1 giugno, compie 69 anni. È tutto per questa edizione, TG Rock vi aspetta domani con i consueti aggiornamenti.